Oggi su Minecraft ci potremo incantare. Avete capito bene? Il team dietro a tutti i nostri video ha fatto un video spettacolare che, ragazzi, cioè non potete perdere. Dovete guardarlo tutto dall'inizio alla fine. Lasciare tanti mi piace e scrivere nei commenti: bravo team di Marci. Oh, diciamo le cose come stanno. Nico, come funziona il video? Come ben vedi, abbiamo un libro alla nostra sinistra. Quel libro si completerà quando andremo ad unire tanti libri che ci permetteranno di incantarci. I libri si trovano all'interno del negozio degli incantesimi e sono esattamente questi 10 qua. Li vedi? Cioè, tu apri l'item. Sì, sì, lo vedo, sì, lo vedo. Li vedi. Ok, e abbiamo forza 3, resistenza 3, fortuna 3, saccheggio 3. Insomma, ce ne sono veramente un sacco, bellissimi. Questi libri vanno ovviamente comprati in qualche modo. Per esempio, forza 3 va comprato con una corazza di ferro e 8 pezzi di redstone, e poi ci darà forza 3. E di conseguenza noi ci incanteremo tutti. E il libro a nostra sinistra dovrà completarsi. Ma Nico non finisce qua, perché oltre ad avere, diciamo, il punto per chi fa prima il libro, bisognerà anche andare nell'end e ammazzare un bel boss. No, non ci sarà il drago, ci sarà qualcun altro. Loco? Sì, loco. Io direi che possiamo iniziare. Allora, io penso di sapere da cosa voglio iniziare. Allora, voglio iniziare prendendo intanto un pochettino di semini, perché c'è una roba che si fa con i semini. Sei fortissimo. Io non li ho studiati in realtà, sai, posso dirti. No, vabbè, io ho solo letto che serve una cosa come 24.000 picconi in ferro. Sì, infatti mi spaventa. Però il ragazzo server ha deciso di darti una mano, Nico. L'autosmelt. Ha messo l'autosmelt. Oh, ci sono già ma i coniglietti ci sono. Belli. Ok, l'ho ucciso. Sì, vieni, ti servono anche a te per i crafting. Stavolta quelli non li ho visti. Cosa servono i crafting? Porca miseria, mannaggia. Ah, ma intanto l'ho già preso. Basta solo uno, vero? Sì, io mi faccio anche un po' di carne, però, effettivamente. Tu per caso hai visto dei maialini? No, mucche se vuoi. No, mi servono i maialini. Anche pecore se vuoi. Quelle le ho viste. Ho preso anche il colorante rosso, me ne servono 8 e ne ho 9. Optimus. Grazie, Prime. Me l'ho ricordato, sto scendendo in miniera senza colorante rosso. Guarda, io ti posso dare un consiglio. La fame cala molto velocemente. Io fossi in te, comunque un po' di cibo me lo farei. Io a prescindere ho trovato da dei tutto. Maialini. Anch'io, io c'ho tutto. Io ho letteralmente tutto. Ma tu l'hai presa un pochettino di legno? No. Forse ma non sono sceso in miniera. Con e calma. Tu hai detto, io sono sceso in miniera. Stavo per. Allora, vediamo se ce l'ho tutte. Mi servono le 5 carni, ce le ho, e un pezzo di pane. Primo crafting lo posso già fare, e questa cosa è piuttosto interessante. Io, già che ci sono, mi vado a prendere un po' di mucche per il cibo, perché chiaramente io almeno ho un po' di cibo di quello bello, bellissimo. Lo sai, quello bello da Dio. Quello da Dio. A parte che noi, se facciamo questo crafting qui, abbiamo saturation, quindi in teoria non ci serve. Io non ho il coniglio ancora. Che figata atomica! Saturazione 3, se lo faccio. Ma ci sei visto? Hai visto la skin? Oddio, ma siamo giganti, siamo! È bellissimo! È stupenda questa cosa. Vabbè, hai visto il libro a sinistra? Sì, va a completare. Sto Mario, bellissima questa cosa. Ottimo, abbiamo sazietà 3. Allora, io penso che adesso andrò in caverna, però. Mi fai paura. No, è che ti vedo, vedi? Sei gigante, ma sei. Ho paura, aiuto. Sei gigante, fai schifo tu, anche io faccio schifo. Oh, sono dentro una miniera. Che bella questa miniera. Una miniera molto interessante. Ma io già ho io ne ho due pezzi. Io ne ho 8 pezzi. Vabbè, allora hai vinto tu. Comunque stavo dicendo una cosa prima molto interessante. Hai notato che abbiamo un libro che si completa alla nostra sinistra? Cioè, strabella io come cosa. Io ho un angolino e tra poco ne avrò due di angolino. Io qua, tu fai subito, immagino quello del quello del vediamo. Io voglio saccheggio fare saccheggio 3. No, non saccheggio, fortuna 3. No, sì. Io chiaramente ho dimenticato di prendere c'è un semino in più per caso? Ne ho 7, quanti ne servono? 3. Io ne ho 2, non è che per caso me lo presteresti uno? No. Va bene. Però non ti arrabbiare, dai. No, non mi sono arrabbiato. Alla fine io ti ho detto dove era la carne di coniglio, ti ho detto di prenderla. Non me l'hai detto. Ti ho detto che dovevi prenderla, però mi sembra. O sbaglio? Io ho comprato E tu no. Tu sei stato cattivissimo con me. No, io te lo giuro. Sto prendendo un po' di oro. L'oro serve, vero? Sì, l'oro serve sicuramente. Però mi servono i semini, mannaggia. Allora, io potenzialmente. Ma sai che potenzialmente, no? Ma io ritorno poi allo posto. Vediamo, teletrasporto su spawn. No, non mi riporterà mai giù. Vabbè, fai niente, che se ne frega. Allora, devo fare una. Ok, c'ho 3 semini. Mi sa che faccio la tua stessa identica cosa. Ok. Mi copi? Sì. Guarda che siamo un sacco di ferro. Te sto a copiare. Io quanto ferro c'ho? Io ce ne ho 23 in questo momento. Allora ti basta. Allora, mi servono 6 picconi in teoria. Ok. Getti, l'ho fatto. Bello! Fortuna 3. Sboom! E si è completato il libro. Serpente? No, che figata! Abbiamo fortuna 3 sul piccone di che figata! No, a me piacciono un botto queste cose. In realtà penso si metta su
ogni piccone che abbiamo, sai? Sì, sì, è figata sta cosa. È molto utile. Io dovrei scendere però in qualche modo. E da dove sono sceso prima? Puoi tornare indietro? Ma sei un eroe. Ma oddio! Oddio, muoio! E che miseria, sto a morire. Io voglio cercare di capire cosa voglio fare adesso. Mi sa che vado a fare quello con saccheggio. Mi sa che adesso in realtà vado a prendere un po' di minerali in generale. Sì, e vado a prendere un pochettino di cose belle. Allora, a me serve poi oro. Oro ce l'ho. Questo qua, spada di ferro. Ne serve tantissimo questo. Questo qua, un arco, un lapislazzolo, spada in diamante. Quindi due diamanti sicuramente. Ma quanto ne serve di ferro, eh? Un botto. Porca miseria. In teoria adesso, con il fatto che ci dà le cose già cotte, in teoria abbiamo la fortuna anche sugli altri minerali, se non sbaglio. Non sono sicuro di questa cosa, eh. No, potrebbe, però non è detto. Non è detto. Potrebbe, ma potrebbe anche non essere così. Io devo farmi anche un arco. Ok, ho trovato una cavernina. È questa cosa, gente. Oh, tutto un mineshaft. Ho fatto un altro hack, lo sai? Cosa hai fatto? Mi sono incantato di nuovo. Cosa hai fatto? Ora scavo un po' tanto. Hai fatto il Tripper Tree? Come si fa il Tripper Tree? Tre piccoli di ferro, un blocco di ferro. Sì, vabbè, ci sta. Allora, andiamo su di qua. Andiamo su a sinistra. Oh, lapislazzo. Anche lapislazzo sono interessanti. Però vorrei anche del diamante, perché sono comunque a livello 10. Allora, io ho appena trovato dell'altro ferro. E sono a livello di ferro, ne ho 17. Ok, prendiamo questo. Sì, ferro ne ho tantissimo adesso, cavolo. E fatti un 3x3, almeno scavi un botto. Hai ragione, hai ragione. Lo faccio. Tre piccoli in ferro e un blocco di ferro. Va bene. È molto semplice, molto basilare. Sì, non è difficile, effettivamente. Facciamo così, 1, 2, 3. Mi vado a fare subitissimo questo bellissimo, incredibile crafting. Ok, e abbiamo spacca 3x3. Anch'io, boom! Il fatto di scavare un 3x3 a me piace, perché potenzialmente troviamo i diamanti tipo istantaneamente, secondo potenzialmente, però se sei Nico, no. Se sei Nico. Ma i lapislazzoli ce li hai tu? Io c'ho mizze, ne ho 64, devo buttarli. Sì, effettivamente si trovano abbastanza facilmente. Ma a che livello posso sono? Posso confermartelo. Urca puzzolina, cagna! Ehi, poi? No, perché stavo cadendo. Quando cadi... Sai che però purtroppo mi sa che col 3x3 non ti conta il fortuna, ti conta solo sul blocco che colpisci. Vabbè, ci sta comunque. Abbiamo questa cosa qui, ci sta, Okay. Io ho fatto... cosa che ho fatto? Absorption 3... E siamo già a 5. Okay. Attenzione. È vero, diamante me ne dà solo uno. Mannaccia. Poi faccio così. Vabbè, ci sta, Io scavo un pochettino, poi mi metto a craftare. Allora, devo capire un attimo una cosa. Ci serve un po' di ferro, giusto? Quello serve sempre. Un botto di ferro. Allora, io considero che ferro adesso sai quanto ne ho? Esattamente uno stack più o meno. Ma non in realtà, cioè, ti serve, ma ormai non così tanto. Esploso? A me, perlomeno. Io mi sa che mi metto a craftare. Allora, se dici che non serve. Diamanti ne servono un po', Diamanti ne servono un bel po', Diamanti ti servono per l'armatura. Ah, poi lava, basta! Per l'absorption. Armatura e absorption. Ma sono due diamanti comunque. Io ne ho trovato uno. No, sono più di due. Sono sei. Tipo. E tu quanti ne hai trovati? Io sono a posto. Ne ho quattro che me ne avanzano. Vabbè, se me li vuoi dare, va bene per me. No. Dai, porca. Ma si può che. Io comunque sono sfigato. Posso dirlo che sono sfigato? Si può dire, vero? Ma porca miseria, ne ho trovato uno. Cioè, uno. Una volta che succede così, va bene. Chi è il primo ad arrivare a 6 con affilatezza 10? Campione, comunque, se vai un po' più piano, mi faresti anche una cortesia. Ma guarda che dobbiamo fare anche la speedrun. Alla fine, fare queste cose, cioè, almeno dobbiamo prendere le blaze. E Giovanni. No! Corazza di ferro. Allora, andiamo con la corazza di ferro e 8 di redstone, giusto? Quindi bisognava fare così e così. E abbiamo forza 3. Dai, ci sta, è un buon risultato. Un elmo in diamante, oh mia donna. Mia donna, perché dice assieme, no? Spada inferno e carne di mucca cotta. Quante ne servono di spada di ferro? Scusa, 6? È un casino, ma tipo tante. Vabbò, abbiamo fatte, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E poi la carne di mucca, perfetto. E abbiamo fatto anche saccheggio 3. Grande, oh, bella per saccheggio, porca miseria. Poi abbiamo questa qui. Io ho fatto sparafrecce. Allora, arco più, arco più 8 lapislazzoli. Era AQC da fare, era AQC ed era AQC e bisogna mettere dentro il lapislazzoli. E abbiamo fatto anche il nostro amico sparafrecce. Porca miseria, ma è fortissimo, Nico. Io non mi ricordo bene cosa devo craftare ancora. E poi devo fare... Bello questo! Questo è potente, eh. Questo è veramente potente. Io ho fatto potente. Anche la resistenza 3. A me servono i diamanti! Ma non è possibile che solo io non li trovo, comunque, Cioè, a me mancano i diamanti, ma vi rendete... No, ma quanti creeper ha? Diamanti per marci dove sono? No. Diamanti, quanti ne ho? Quanti ne ho? 7, non basteranno mai. Ti serve una spada, un caschetto e un diamante.
8, zio Perica. Io sinceramente sono abbastanza arrabbiato da questa situazione, perché ma sì, ma dai, io comunque sono sempre stato gentile col gioco. E il fatto che però... non mi dia neanche un diamante, a me non piace sinceramente. Se ne trovo entro 20 secondi io smetto di giocare a Minecraft per sempre, ok? Io ti dico ufficialmente che ho incantato me stesso alla potenza massima. Ho trovato i diamanti a posto. Ok. E ora vado a finire il gioco. Ok. E fai quello che cacchio vuoi, a me non mi interessa. Però stai calmo. Allora, qua mi possiamo buttare un po' di roba. Via, via tutta sta roba qua che non mi serve, porca miseria. Allora, vediamo un po' quello che mi serve da fare. Tre. Quello col diamante era un elmo in diamante, gambale in ferro, stivali in oro e sei lapislazzo. Già me lo sono dimenticato. Gli stivali sono... Poi era l'elmetto, giusto? In diamante. Elmetto in diamante, gambali in ferro e lapislazzoli. Gambali mannaggia, in ferro... Mannaggia, sai che il volo non è così tanto OP? Si attiva e si disattiva ogni tipo 8 secondi. Ok, fatto anche questo qua. Resistenza Cui. Ok, fatto anche questo. Poi ci serve un diamante e colorante rosso per fare quello bellissimo. È bellissimo questo qua. Ok, abbiamo fatto Absorption 3. E quello con la spada che si fa in questa maniera. Ovvero... Ok, vetro di drago. Cos'è? Sì, l'ossidiana. Ah, hai già fatto l'ossidiana, hai capito? Sì, 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 sì. No, ma perché forte. Ora vado nel Nether. Ma tu sei, tu sei fortissimo. Ma guarda, grazie, lo apprezzo, lo sapevo già. Torno allo spawn, nel chilling, mi servono un po' di polli. Guarda invece Nico, guarda Nico dove va. Scompare da questo mondo. Vai in un altro mondo. Ultradimensionale. Sì, io ho bisogno dei polli però. Senza polli non posso in nel nether. E polli. Sono spawnato a fianco a un bastione, piacere. Ok, quante me la date? 8 di piume, perfetto. Posso fare tutto quello che devo fare. Ok, volo. Sì. Attento che non è così tanto OP, se voli sulla lava è molto pericoloso. Ma io ho una domanda, ma se io spacco la stone vicino alla... Eh sì, me la dà, mi dà l'ossidiana. E anch'io ho fatto così. È veramente difficile usare questo 3x3, lo sai? Cioè, 1, 2. No, devo spaccare qua sopra, come faccio adesso? Ok. Proprio fastidioso. 3. E qua come faccio? Così? Forse sono il Nether. Forse ci arrivo. Forse. Ok, ci sono. Ma tu sei spawnato vicino a un bastione, hai detto. Io perché no, io? Allora, che coordinate siamo? Ok, io non sto trovando né bastione né fortezza. Ma io il bastione in realtà l'ho lasciato stare. Ne ho presi tipo, boh, 5 blocchi e basta. Fammi volare! Dai! Io non sto trovando letteralmente niente. Campeon! Ho trovato il mio secondo bastione. Io voglio trovare almeno la fortezza. Ma in realtà quella è più importante. Perché male che vada, gli Enderman te li farmi con le kill. Sì, c'è ragione. No, oh, c'ero serio. La mia ragione era serio. Non è che era bastione. Ciao. Io non ci credo comunque che non c'è mezzo pioma blu. Io provo a ammazzare il piglin comunque. Ma a me solo uno me l'ha data. Non so perché. Oddio, me l'ha data l'Enderpearl. Ma quanti ce ne sono? Oh mio Dio, quanti ce ne sono? Oddio, ma è pienissimo, aiuto! Ma che è? Ma è pienissimo di piglin, brutti e tutto, brutti e cattivi. Vediamo quante ne ho. Esattamente uno. Sto cadendo, aiuto, sto cadendo. Penso che andrò a cercarmi la fortezza. Oh, sto volando. Un altro tornata bastione, a volare. Basta, è il terzo. Sotturnata a volare. Oh, fortezza nel chilling. Dai. Era letteralmente di fianco al bastione. Cioè, proprio... Cosa? Era vicino al bastione, proprio. No. E invece sì. Non c'era. Qua c'è un blaze. Ulla, Peppa di Peppina. Una verga di blaze. Mamma mia, te lo giuro, sto volo tra poco spacca il monitor. Spacco tutto. Ehi, Blaze. Ciao, sono Marci. Io avrei bisogno di voi. Sai che non siete qua, vero? No, non penso sono. Penso che abbiano voglia di farsi uccidere da te, sai? Ma non capisco dove cavolo siano trovati. Quante verghe. Ulla, Peppina. Ma Giovanni? Quante sono? Ne ho 6. Ma ne stanno spawnando. Devo spaccare lo spawner. Lo spaccatore fa, sennò morivo. Ok, ne ho 14, però se trovo... Bioma blu! Stavo dicendo, se trovi il bioma blu non sarebbe male come cosa. Però, a sto punto, se ragazzola dice che conviene, io spacco e ammazzo i piglin a sto punto. Perché se droppano le... Beh, secondo me non conviene. Questo io ne ho uccisi davvero tanti e me ne ha date solo una. Solo una, ok. Convenire non conviene. Però il bastione blu. Serve il bioma blu, serve. Vedo una situazione complicata dove i nostri eroi, Madamarci e il nostro amico Nico 3005, sono in difficoltà. Lo sento. Sento che Sanderman si è suicidato. Dicevi? No, che siamo in difficoltà, Nico. Non c'è altro da dire. Ma non... grande, ardua proprio, elevata. Più che altro che in genere i biomi blu sono quelli che spawnano più facilmente con i rossi. Beh, invece oddio. No.
No, come no? Scusami. Io sto scavando un bot, bru. Bello, bioma blu con il piglin che mi ha droppato niente. Ma ti ho detto che devi avere fortuna anche per qui. La fortuna oggi è il capo. È il capo di video. Ok, qua c'è un enderman, eh. L'enderman quante dovrebbe darne, giusto? Può dartene da 0 a 3. Me ne ha date 5, ok. Non è, con una spadata. Sì, ma io non hai capito, io sono vicino a una fortezza, un bastione e un bioma blu. Cioè, più di così cosa devo fare? Cioè, e piccoli enderman, ciao, ascolta. Noi siamo amici, giusto? Noi siamo amici per la pelle. Noi ci vogliamo bene, ma molto bene, perché noi ci vogliamo tantissimo bene. Quindi, se potete spawnare, mi fate una cortesia grandissima, perché almeno io poi vado nel land, vado a battere il Warden e abbiamo finito la sfida. Cos'è sul Warden? C'è il Warden, te l'ho detto prima. Mi hai detto che c'era qualcosa di diverso, che era un Locolocus, non un Warden. E ora sai che c'è il Warden, che te devo dire. Ma io guarda qua che bello. Bello di mamma. Quante me ne date qua? 6 totali. Io ho 14, potrei farmele bastare. Un po' rischioso 14, eh. Perché essendo che tu finisci prima, spero di uscire in coordinate a caso e trovarmi un portale più vicino. Dubito che sia una cosa positiva, però se pensi che ci possa stare. Io ho esattamente 7, ne ho 7. 7. Però di trovare ancora la fortezza, te. Sì. Questa me l'ha dato volando 0. E planando. Nicolò, una blade. Anch'io prima non li trovavo, eh. Ma è proprio una fortezza senza spawn, eh? No, è impossibile. Ah, è quella che ho spaccato io prima, allora. Sono lontanissimo da dove eri tu. Cioè, sono a coordinate 400-700. Ero lì, ero. Ma è impossibile. Sì, 400... Ero mica 400-700, ragazzo server. Ma che ne sa, ragazzo server? Boh, ti dà di sì perché mi trollate. Continua a avere solo 9 Enderpearl! 10 blades lo sbastano? Ma è pieno di blades, ma cos'è successo? No, io vorrei un'inquadratura su di me in questo momento, perché credo che da 0 a 20.000 blades sia successo mezzo. Boh, va bene, posso uscire da questa dimensione brutta. Ma cosa è appena successo? È successo qualcosa di stranissimo, te lo giuro. Anche a me, stai tranquillo, credo che siano spawnati tipo tanti blades. No, a me è peggio. Io penso di aver capito cosa devo fare. Cosa devi fare? Campeon. Campeon. Allora io sto facendo sta cosa. Potrebbe essere la mia fine come la mia vittoria. A chi coordinate sei? Sono a 500-600 circa. Quindi vuol dire che vai circa a 4.000-4.500. Sono a 4.000-5.000. Va bene. Considera, vediamo, che è fatto a raggio il portale, quindi in teoria potresti trovarlo. Sì, ma rischiamocela, dai. Da questa parte, easy. Andiamo a vedere. Chilling. A me andiamo in due portali diversi. A me ha cambiato letteralmente direzione. Ok, è tornato indietro. Mamma mia, il volo lo odio, mamma mia. Oh, non so se l'ho già detto, ma io odio il volo. Quanti ne hai di Enrai? 15 adesso. La fa, mannaggia te. Allora, considera che io ora penso di scendere. Io non l'ho ancora trovato. Ok, vai, acqua levati. Trovato! L'ho trovato. Devo trovare il portale adesso, però, mannaggia. È la cosa più difficile trovare il portale. La cosa più difficile è trovare il portale. Lo stai dicendo a uno che sta girando un mondo planando. Campione, fidati. Cerca di un portale. Fidati. Ma guarda, Fidati. Ma guarda, davvero. No, guarda. Ho trovato la libreria, Dai, vola, pezzo, dai. Io ho difficoltà. Io considero che sto scavando per trovarlo. L'ho trovato. Aspetta. Occhio a quello che spacchi, potresti distruggere gli Ender Cosi. Oh mio Dio, ma che strano è sto mondo! Cos'è sta roba? No, ma non hai idea, è tipo l'end più strano che abbia visto nella mia vita. Ok. Ma che cazzo? Ma quindi adesso c'è un Warden? Ragazzo server, ho paura. Non c'è. Ma c'è un Blaze, non c'è un. C'è il Warden. C'è il Warden Blaze. E i Blaze. Ma è pieno di Blaze, aiuto. Ehi, devo ammazzare sto tizio qua. Dai, quanto ci vorrà ammazzare un Warden secondo te? Poco. Dici? Abbiamo forza. L'ho ucciso! È stato semplicissimo. E beh, hai forza. Ma ti parti da me un attimo, scusami. Io sono intanto su tutti in caffoni incantati. Ah! Questa è land. Per te è normale come cosa? Vabbè, ci vediamo nel prossimo video. Marci è tutto. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.